Nella tarda serata di ieri, all'E3 2019, Microsoft ha svelato Project Scarlett, la console di nuova generazione che arriverà più o meno insieme alla PlayStation 5 intorno alle vacanze di Natale del prossimo anno 2020, quindi l'appuntamento. Tempo per mettere da parte tredicesima e quattordicesima e quindi acquistare quello che sarà il futuro delle console gaming, un po' in chiave anche cloud gaming. Ma partiamo dall'hardware. La nuova Scarlett, Xbox Scarlett, è stata anticipata durante la presentazione in maniera abbastanza parziale. Si parla infatti di una CPU AMD Ryzen di seconda generazione, una GPU AMD Navi, quindi con la possibilità non solo di sfruttare tutte le ultime tecnologie lanciate da AMD proprio durante il Computex, ma anche di sfruttare le nuove RAM GDDR6. Ovviamente si tratta di una console che sfrutterà la massima potenza degli SSD di nuova generazione, grazie allo standard 4.0 e a un sistema personalizzato che dovrebbe spingere gli SSD a oltre 5000 MB al secondo in lettura e quindi creare un sistema anche di caching della RAM per velocizzare il caricamento dei giochi. Durante la presentazione, infatti, Microsoft ha puntualizzato più e più volte l'assenza di caricamenti nei giochi o comunque sia un sistema in grado di eliminare quasi completamente il ritardo tra la partenza del gioco e l'essere in game e l'azione vera e propria. Xbox Scarlett supporterà fino all'8K, ovviamente in upscale, e avrà un frame rate che arriverà fino a 120 frame al secondo. Ovviamente non sono state date specifiche chiare, quindi vedremo in quali giochi sarà supportato questo tipo di frame rate, ma è più probabile pensare a un 4K a 60 frame al secondo per la maggior parte dei titoli di nuova generazione. In generale non sono stati dati benchmark, però si parla di 4 volte più potente di Xbox One X, ma non è ben chiaro in quale comparto hardware sarà più potente di 4 volte dell'attuale generazione. Quello che è sicuro è che supporterà il ray tracing hardware e che quindi sarà un prodotto davvero di nuova generazione e che in pratica andrà a ricalcare quello che la stessa PlayStation farà con la versione 5 della propria console. Natale 2020, come detto, prezzi che ancora però non sono chiari. Come sapete, le console durante il primo anno di vita sono spesso vendute in rimessa. Pensare a 499 € come prezzo di lancio potrebbe non essere sbagliato. Speriamo che questo prezzo rimanga, quindi lo stesso prezzo della precedente generazione, e che non si vada oltre, perché sarebbe comunque un acquisto davvero importante da fare. Ovviamente non soltanto hardware, ma anche software. Durante la conferenza è stato annunciato un ulteriore step per il Game Pass. Adesso, nella versione Ultimate, sarà possibile giocare su PC, Xbox, avere il Pass Gold, tutto a 12,99 € al mese, con la possibilità di avere 100 giochi più le novità online e accesso online incluso. Ovviamente un prezzo molto piccolo rispetto all'attuale pacchetto, che parte da 9,99 € senza l'online e con la possibilità di sfruttare la versione PC in versione beta a 3,99 € al mese, che poi passerà a 9,99 € però senza l'accesso live. Durante la conferenza è stato anche annunciato xCloud, ma in realtà anche qua le informazioni sono davvero molto poche. Si sa che arriverà a ottobre, ma non sappiamo esattamente né la qualità né che tipologia di streaming verrà effettivamente proposto da Microsoft. Si parla infatti di la possibilità di sfruttare la propria console per giocare ai titoli Xbox ovunque, quindi probabilmente una cosa tipo PlayStation: lasciamo accesa la nostra console Xbox e possiamo accedere ai titoli all'interno della console che abbiamo acquistato tramite smartphone, tablet o altre piattaforme. Dovrebbe esserci anche una sorta di streaming tramite console remota, alternativo, ma in pratica mancano tutti i dettagli e quindi vedremo magari nei prossimi mesi se sarà annunciato qualcosa, ma sicuramente, visto che il lancio è previsto a ottobre. Non vi sto a fare l'elenco dei titoli che sono stati annunciati, diciamo che di esclusive ce ne sono un paio e chiaramente Halo è una di queste, che arriverà
proprio in concomitanza con il lancio della nuova console Project Scarlet, il cui nome ufficiale commerciale ancora non è chiaro, ma è stato anche annunciato il nuovo Elite Controller, che in pratica è stato completamente riprogettato, rivisto, adesso ha una batteria ricaricabile che arriva fino a 40 ore, ha la possibilità di bloccare i trigger dorsali e inoltre c'è la regolazione della sensibilità della leva in modo tale da rendere l'esperienza di gioco ancora più personalizzata e soprattutto avere un controllo ancora più fine su tutto quello che è il movimento, ma anche per esempio nei giochi di guida la possibilità di accelerare con ancora più precisione. Insomma, queste le novità dall'E3 2019 per quanto riguarda Microsoft. C'è ancora davvero tanto da scoprire e c'è ancora davvero tanto tempo. La console non è stata mostrata e l'appuntamento per la prima, ovviamente, della Project Scarlet sarà per l'E3 2020. Ciao!